Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi. Prima di iniziare la lettura delle notizie nazionali, diamo subito la linea alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti per i fatti accaduti a Beirut. Libano 5 agosto 2020, salgono a più di 78 le vittime e oltre 4.000 feriti accertati in seguito all'esplosione avvenuta nella città di Beirut. In aggiunta alle dichiarazioni del primo ministro Diab, si aggiungono delle fonti ufficiali che parlano di 2,5 tonnellate di nitrato di ammonio presenti in un magazzino nel porto di Beirut già da 6 anni. In merito alle esplosioni che hanno distrutto la città di Beirut il 4 agosto 2020, gli intelligence occidentali stanno già formulando delle ipotesi secondo le quali le esplosioni siano partite da un deposito di armi di Hezbollah, milizie sciite libanesi, filo iraniane. Ai microfoni della TV Al Jazeera è stata raccolta la testimonianza di Vincenzo Orlandini, facente parte dell'equipaggiamento della nave civile Orient Queen. La nave, che ospitava a bordo molti italiani, si trovava nelle vicinanze del porto di Beirut al momento dell'esplosione. Molti connazionali sono rimasti feriti e la nave è stata gravemente danneggiata. Il signor Orlandini ha dichiarato di considerarsi un miracolato e di essere sopravvissuto alla tragedia. Si attendono ulteriori aggiornamenti in merito a questa notizia. Nel frattempo è stato reso noto il nome dell'italiano ferito. Si chiama Roberto Caldarulo ed è il caporal maggiore del battaglione gestione transiti di Bari. Per gli aggiornamenti dall'estero è tutto. Sabrina Ciccotti per Radio Saiuz. Bene cari amici, adesso riprendiamo le notizie nazionali per quanto riguarda questa seconda edizione di oggi della rassegna stampa. Lombardia, Fontana promuove l'ex direttore generale della centrale acquisti indagato con lui per il caso della fornitura dei camici. Filippo Bongiovanni all'inizio di luglio aveva chiesto di essere assegnato a nuovo incarico. Secondo il PM, il manager di Aria avrebbe saputo del conflitto di interessi in cui si trovava la dama, di cui è titolare il cognato del presidente Andrea Dini e di cui la moglie del governatore ha una quota. 14 luglio la delibera di giunta, insomma, lo mette a capo del SIREG. Beirut, insomma, devastata dall'esplosione, visi insanguinato, urle, strade scomparse, come abbiamo sentito anche dalla nostra corrispondente Sabina Ciccotti. Insomma, la disperazione di una città senza pace. Quella su cui cala la notte non sembra più una città. Nella capitale del Libano le ambulanze sono le uniche cose che si muovono tra i fumi scuri che vengono dal molo e spettri immobili di persone in trance. Beirut era in lockdown per l'aggravarsi della pandemia e migliaia di persone sono rimaste nelle case che gli sono crollate addosso. E ora nel paese, da mesi travolto da una crisi pesantissima, tutto il grano depositato nei granai del porto è contaminato e inutilizzabile. Se volete approfondire anche questo argomento andate sul fattoquotidiano.it che c'è appunto il reportage per questa notizia. Blocco dei licenziamenti fino a dicembre solo per le aziende che non usano la CIG. Lavoro, insomma, tutte le novità nella bozza del decreto di agosto. Il governo lima l'ultima versione del provvedimento. I sindacati dicono divieto di licenziare fino a dicembre o sarà sciopero. Tesoro spinge perché la misura terminasse insieme allo stato di emergenza. Gli altri nodi sono il prolungamento della deroga, al decreto dignità e la decontribuzione per chi fa rientrare i dipendenti dalla CIG che può favorire i furbi. Sergio Zavoli, morto il giornalista maestro della TV, un socialista di Dio, instancabile amico di Fellini. Domani 6 luglio ci sarà la Camera Ardente, probabilmente in Senato, poi sarà tumulato a Rimini. Un giorno mi svegliai inquieto, avevo sognato a colori, fui portato a Forlì da uno specialista, raccontò in un'intervista al Corriere della Sera. È solo un po' di immaginazione. In treno volle sapere cosa significasse. Mio padre prese tempo per cercare un'idea.
l'immaginazione è vedere quelli che altro non vedono. Coronavirus, più di 700.000 i morti, altri 1.300 decessi negli USA. Ma Trump insiste, dice, abbiamo uno dei tassi di mortalità più bassi del mondo. Secondo il sito dell'università Johns Hopkins, gli USA sono al quarto posto tra i 20 più colpiti dalla pandemia, col 4% della popolazione mondiale, ma quasi il 23% dei decessi. Il Brasile supera i 2,8 milioni di contagi. Bene, cari amici, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.